Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia. In questo Focus Fisco parliamo dei nuovi incentivi auto 2022, perché sebbene manchi ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Corte dei Conti ha registrato il nuovo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che prevede incentivi per l'acquisto di auto e moto anche ibride e a bassa emissione. Le risorse messe in campo ammontano a 650 milioni l'anno per il 2022, il 2023 e il 2024. Stando alle prime informazioni, il decreto prevede 3.000 euro per l'acquisto di un'auto della fascia 0-20 grammi al chilometro, a cui si aggiungeranno 2.000 euro in caso di rottamazione. Per le vetture fra 21 e 60 grammi al chilometro l'incentivo sarà di 2.000 euro più altri 2.000 in presenza di rottamazione. Per le vetture della terza fascia, con emissioni tra 61 e 135 grammi al chilometro, l'incentivo di 2.000 euro sarà erogato solo con la rottamazione di un'automobile inferiore a Euro 5 di proprietà da almeno 12 mesi all'intestatario della nuova vettura acquistata. Oltre alla quantità di emissioni, l'erogazione dell'ecobonus 2022 andrà in base al prezzo di acquisto della vettura. Si parte da 35.000 euro per le auto con emissioni tra 0 e 20 e 61 e 135 grammi al chilometro e 45.000 euro per le vetture tra 21 e 60 grammi al chilometro. È molto probabile che anche questa volta per l'erogazione degli incentivi sarà predisposto un click day, anche se non vi è ancora nessuna indicazione ufficiale su una possibile data. Per ulteriori conferme non resta che attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.